Every time I fall down, as soon as I hit the ground, remind me who I am, yeah, and I'll get back up again. I'm getting up, yeah. This is my master plan. I'm gonna take a stand, take it. Crescendo, abbiamo fatto la nuova esperienza con appunto la 208 R2 che è mai usata. Ci stiamo divertendo, appunto adesso vedremo le ultime due prove, ma per ora siamo soddisfattissimi e ci stiamo divertendo tanto. Confermo quello che ha detto Alberto e adesso confidiamo di arrivare all'Alghero a bere l'aperitivo. Papa, ben trovato. Ben
in avanti ancora un po', prego, 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 stop lì, fermo lì, tira la leva, scendete. E allora Alberto Contini, Andrea Zara, decimi assoluti, quarti di gruppo ma anche terzi di classe. Alberto, arrivano i meritati premi da mettere sul tettuccio per le foto. Una battuta al volo, com'è stata questa partecipazione al rally della Sinara? Guarda di là che ci riprendono di là. Bello, bello, bellissimi posti, bellissime prove, e impegnativo perché le prove erano veramente complesse. Poi per noi la prima esperienza con quest'auto, 208 R2, seguita dalla FR New Motors, veramente al top. E niente, che dire, io rientro dalle gare da 4 anni di stop, quindi per me era tutta una buona prima volta. E come prima volta, ragazzi, non è niente niente male. Complimenti, rimettete, guardate, fatevi fare la foto se l'avranno già fatta, e pronti a risalire per lasciare questa pedana a chi veramente un altro equipaggio è andato fortissimo in questi due giorni, come abbiamo sentito, dove le prove speciali ovviamente invitavano a tenere giù il piede, molto corte ma molto veloci, prove speciali affrontate dagli equipaggi che hanno dato vita a questa 27esima edizione del rally, e dobbiamo accoglierli veramente con un grandissimo applauso dopo aver salutato ancora Contini e Zara che lasciano questa pedana. Dobbiamo fare un mega applauso perché loro sono quarti assoluti.